se governassi da solo potrei fare tante cose velocemente, non governo da solo. Come governo sempre più compatti, questo è un governo che può cambiare veramente l'Italia. Dobbiamo essere però compatti, molto compatti, fusi insieme, come lo era la testuggine romana che veniva usata in particolare durante gli assedi. A proposito di testuggine, infatti, sì, vi faccio vedere Università della Vita, questa pagina Facebook che noi seguiamo con molta attenzione. Asterix e Obelix sono Di Maio e Salvini. Dice Di Maio: dobbiamo essere compatti come una testuggine romana. Dice Salvini, che ha in braccio un cagnolino con le fattezze di Conte. Mi colpisce questa immagine della testuggine perché è esattamente l'opposto della rete. La testuggine è la blindatura, la rete è l'apertura, la fluidità, il movimento, le opinioni che si confrontano. Se la rete diventa una testuggine, cioè se la piattaforma Rousseau, il movimento, pensiamo quanto è lontana proprio l'immagine del movimento dall'immagine della testuggine. Di Maio, siamo sotto attacco, ora compatti come la testuggine. GG, quelli sono Casa Pound, non confonde con le bestie, gli animali, eccetera. Questo scrive Sparatrap. La nuova parola d'ordine della testuggine pentastellata: unità, unità, unità. La testuggine romana appartiene a quella simbologia romana da cui ha pescato a piene mani prima il fascismo e, di seconda battuta, oggi Salvini, che sta diventando un particolarmente abile reutilizzatore di stilemi fascisti. Me ne frego, tiriamo dritti. Di Maio ha parlato e ha detto che il Movimento 5 Stelle deve essere compatto e coordinato come una testuggine romana per andare avanti e continuare a vincere. E quindi? E quindi eccoci qui, pronti, muniti di elmo, di scudo e di scudiero, perché oggi vicino a me ci sarà un prote scudiero, guardalo. Spiegheremo a tutti, vero Riccardone, come si fa una testuggine romana. Tocca combattere per nemico, va bene? Va bene. Ok. Metodo a testuggine. Metodo come a testuggine. Come andavano i romani quando non hanno combattuto? Antichi romani, esattamente. Voi lo sapete come si fa una testuggine? Come si fa la testuggine? E mo io lo dimostro subito, io e il mio prote scudiero Riccardone. Tocca darci, ho scudo pure per gli auti. Come per certo. Dammo lo scudo. Ma allora noi ci abbassiamo, voi mettete i vostri scudi sopra di noi, ok? Se metti così è pericoloso a ferro. Compatti! Dai, se non siamo compatti il nemico entra. Davanti c'è lo spread, ci sono i bunda tedeschi, c'è il PD davanti. Chiusi, chiusi! Più compatta, signora! Più di così? Più di così non si può, ma si può sempre. Colpisca il nemico, colpisca, signora, colpisca. Vai, forte, forte, signora! Prima avevano il braccino e ubbidivano alle richieste di Bruxelles. È un motivo in più per tirare avanti, dritti come treni. In questo istante in Senato sta viaggiando spedito il decreto sicurezza e immigrazione. Voi avrete letto sui giornali polemiche, problemi, c'è qualche grillino che ha dei dubbi. Siamo al 30° articolo, viaggia spedito 1, 2, 3, 4, 5, arriva in porto il decreto immigrazione e sicurezza. Domenica io mi sono svegliato, ho visto le leggi contro gli stranieri, gente nostalgica che sfila, frontiere che si alzano, muri che vengono eretti. Ho pensato, ma di quanto le abbiamo messe indietro le lancette? Allora, per sentirmi più a mio agio in questo clima che c'è in giro, ho pensato di farmi crescere i baffi. Vabbè. Dico, non si sa mai. Ho troppo. È stata tua la colpa, allora adesso che vuoi? Volevi diventare come uno di noi. Ora prendete la stessa rana e la infilate in una pentola di acqua fredda. Poi accendete il fuoco lentamente. All'inizio la rana neanche si rende conto che la temperatura sta salendo e sente quasi un leggero tepore. Successivamente si inizia a rendere conto del pericolo. Ehi, non c'è così tanto benessere. E alla fine prova a dare l'ultimo salto, ma non ce la fa e muore bollita. È quello che in fondo sta succedendo al popolo italiano negli ultimi anni. La rana che rischia di morire bollita oggi è il Movimento 5 Stelle.
A scriverlo Elena Fattori, una senatrice storica del movimento. Sul suo blog elenca uno dopo l'altro i compromessi di governo con la Lega e poi scrive: chi invocherà il rispetto del programma 5 Stelle rischierà di essere espulso per non contrariare l'alleato Salvini. Oltre a Elena Fattori, tra i ribelli ci sono almeno due senatori, Gregorio De Falco e Paola Nunes. Seduto a sinistra ad ascoltare c'è l'ex compagno di scuola di Di Maio, Dario De Falco, un omonimo, oggi suo capo segreteria. Chiede ai due di ritirare gli emendamenti presentati per correggere il decreto sicurezza. Come ha detto la sua collega senatrice Elena Fattori, lei è disposta ad andare avanti e in caso essere cacciato per eccesso di coerenza. Diciamo così. Diciamo così. La parlamentare dei 5 Stelle Elena Fattori ha usato un'altra immagine, quella della rana bollita, sul suo blog sull'Huffington Post, dicendo: se noi avessimo detto agli elettori che facevamo un contratto con la Lega, che ci saremmo rimangiati tutto e che non avremmo, che saremmo stati guidati da Matteo Salvini, non ci avrebbe votato nessuno. Mi chiedo se Elena Fattori fa parte dell'attacco esterno, interno, o di e che sta cosa dentro altro? La testuggine o che cos'altro. Sono più gli elementi che dividono, ovviamente, e verranno fuori sempre di più con il passare del tempo. Però c'è una cosa che li unisce ancora saldamente, che è la gestione del potere. E l'appetito viene mangiando, e ci sono tanti posti, ci sono tante cose da assegnare. E soprattutto poi c'è anche alle spalle un vento di consenso che i sondaggi confermano. Io non vedo elettori del Movimento 5 Stelle, cittadini e sostenitori traditi. Io per strada ogni giorno incontro gente che mi dice: mi raccomando, andate avanti e non mollate. Gli incubi di Di Maio, rappresentato come Frankenstein. Con tutti gli espulsi resteremo quattro amici al bar, è il primo incubo. Il secondo: sarà il peggiore Natale della mia vita col ritorno di Alessandro Di Battista, che ha annunciato che tornerà prima delle feste. Terzo incubo: pure col reddito di cittadinanza porterò voti alla Lega. È come piangi quei giorni che eri un burattino ma senza fili, invece adesso i fili ce l'ha. Polizia in tenuta antisommossa, temperatura incandescente, fuori e dentro il Consiglio Comunale, ingresso sbarrato e comitati pro e no TAV. Lo so, voi ci volete far parlare ogni giorno di TAV sì, TAV no, ed è anche vero che poi ogni ministro può esprimere anche a titolo personale qualche valutazione, però se mi permettete la sintesi la faremo tra un po' in termini risolutivi, a livello di Consiglio dei Ministri, e quindi il vostro Presidente si farà l'attore di una posizione complessiva e risolutiva. Quando parla Di Maio lo sprezzale, quando parla Salvini lo sprezzale, quando parla Conte lo sprezzi chiede: ma chi cazzo è Conte? L'Appendino era ed è ancora a Dubai. Ora, è stata un'immagine lacerante per la città. Prima il no alle Olimpiadi, adesso il no all'alta velocità. La città è letteralmente rivolta. Anche coloro che hanno votato per l'Appendino, è una situazione lacerante, molto drammatica, e che naturalmente comporta un distacco fra chi voleva apportare il rinnovamento e due anni fa è stato eletto legittimamente da chi sperava e scommetteva sui 5 Stelle, e adesso invece si trova di fronte a una città frenata, senza speranze e senza orizzonte. Le case sono due: o siete ignoranti, nel senso che ignoravate tante cose, troppe cose però per chi si candida a governare un paese, oppure eravate in malafede. Bruciano le tessere elettorali, no TAP, brucia la retromarcia del Movimento 5 Stelle sul gasdotto che arriverà in Puglia dall'Azerbaigian, perché il completamento dell'opera, gli scavi a San Foca di Melendugno in provincia di Lecce, sono ormai un fatto irrinunciabile, tanto da provocare la rabbia dei comitati locali e lasciare i parlamentari eletti in Salento, prima fra tutti il ministro per il Mezzogiorno Barbara Lezzi, in pasto agli attivisti traditi che hanno chiesto le loro dimissioni. Conte aveva esordito dicendo che sarebbe stato l'avvocato degli italiani. Ebbene, con questa lettera e con questa impostazione mi sembra che sia l'avvocato dell'Azeri, della ditta Socar, che è la ditta di Stato dell'Azerbaigian. Per 6 anni prima delle ultime elezioni i principali sostenitori del suo governo, che è il Movimento 5 Stelle, hanno sempre dichiarato e convenuto con noi su una cosa, che continuano anzi a ribadire, che questo progetto, quest'opera è una follia ingegneristica, è uno stupro per questo territorio. Mi ha mandato Di Maio,
e mi ha detto testuali parole: Gene, mi fido di te, prendi questo tap e vai a tapparmi il tap. Perché? Perché se tu mi tappi il tap, io per un po' mi salvo il culo. Non è semplice dover dire che ci sono delle penali per quasi 20 miliardi di euro, ma così è, altrimenti avremmo agito diversamente. Il Movimento 5 Stelle sta in questi mesi dando prova di un livello di incompetenza senza precedenti. Adesso non è stata citata la vicenda ultima, perché ormai siamo abituati a qualunque cosa della TAP, ma noi abbiamo avuto un ministro dello sviluppo economico che ha promesso in campagna elettorale di chiuderlo in 2 settimane. Poi, dopo essere andato al Ministero, ha detto ci sono carte segrete con delle penali, non ci sono carte segrete e non ci sono penali. Ma Di Maio poteva anche non inventarsela questa penale, no? Poteva dire non so leggere, che tanto è la verità, e nessuno avrebbe obiettato nulla. Vai e leggine tutto, e impara equilibrio a memoria. Salvini, quando ieri ha lanciato questa diretta in cui la conduzione l'ha fatta da padrone, ma manco Giletti, cioè proprio testa è proprio dietro, prego, guardiamolo insieme, devo interrompere, lo spiego man mano, a lui gli arriva sta busta. Prego. Vado. Buona giornata, buon dì di festa. Perché sono qua? Questa è una grandissima domanda. Perché sono qua? Ah, ma perché? Al Ministero dell'Interno. Io che sono ministro dell'Interno. L'umiltà. Perché sono qua? Eccola. La lettera. Se vi va, la apriamo insieme. Sono curioso io. Penso che siate curiosi anche voi. Apriamo e scopriamo. Apriamo. Qua ha scelto il momento giusto. Sì, sì, qua c'è il nero della diretta su Facebook di Di Maio. Infatti Di Maio è andato in pubblicità in quel momento e lui dice apro ora così prendo tutti così quelli. Così prendo il pubblico di Di Maio, queste sono cose tecniche però. Mica se fa televisione così. Che succede? Guarda. Nel trasmettere gli atti, così come previsto dalla legge, ho formulato richiesta motivata di... Ecci, mo cancello. Archiviazione. Diego, scusa, ti faccio una domanda tecnica. Come si chiama quel tipo di inquadratura? Inquadratura porta a porta di Vespa. Esattamente, Marina, quella Marina è la Vespa. Di Maio. Quella si chiama la Vespa. La Vespa. Inquadri... Io ritengo sinceramente assai singolare che il ministro dell'Interno italiano possa prima criticare in quel modo e oggi in questo modo dare il senso che c'è l'idea che la giustizia possa essere sempre e comunque piegata ad un orizzonte di pari. Ti troveremo a un certo punto che dirà una cosa enorme e noi ci saremo mitridatizzati. Sapete come è finito mitridate? È finito male. Morto, morto avvelenato. Che meccanismo vive questo elettorato? E beh, è un elettorato, diciamo, vetero-leninista, nel senso che si riconosce nel suo capo e si fida ciecamente del suo capo. La Lega è abbastanza, direi, totalmente fedele a quello che era il suo programma in campagna elettorale ed è fatta, Mirta, di idee semplici, di programmi semplici che piacciono per questo alle persone. Fondamentalmente il programma era fuori dall'Europa, fuori dall'euro, fuori gli extracomunitari, cioè sembra un po' un jingle di Euronix. Fuori tutto, batte forte sempre. Donald Trump è un uomo che crede di essere al di sopra delle regole. Lui crede che un uomo forte, un autocrate, dovrebbe guidare il paese. Non gli piace la democrazia. È un individuo molto pericoloso. Qual è la sua previsione dei risultati delle elezioni di medio termine? Personalmente penso che i democratici non andranno così bene come credono. Trump è diverso da qualsiasi altro presidente abbiamo mai avuto negli Stati Uniti. Ha nazionalizzato le elezioni del midterm intorno a due temi, immigrazione e impeachment. Ha detto alla sua base, se non andate a votare, apriranno le frontiere e faranno entrare tutte queste persone pericolose. Il 25 aprile è divisivo, scrive Giorgia Meloni, dice Giorgia Meloni, chiede che cosa? Che la festa nazionale sia il 4 novembre. Così, lei ha deciso questa cosa, il 31 ottobre, ha deciso di fare la festa il 4 novembre. Certo che è divisivo, da una parte la dittatura, dall'altra la democrazia. È divisivo...
Argentina, l'avete visto, in Brasile al ritmo di samba fa festa il nuovo presidente della Repubblica, Bolsonaro. È un presidente molto controverso, alcune delle sue dichiarazioni sono francamente inaccettabili, ci sono una per tutti, ha detto meglio un figlio morto che gay, eppure hanno votato il 55% dei brasiliani e non possiamo pensare che siamo tutti impazziti, c'è dell'altro. Bolsonaro è un presidente di estrema destra che arriva al potere dopo molti governi di sinistra, è a suo modo un presidente del cambiamento e infatti Matteo Salvini gli ha già fatto i suoi complimenti. E guarda caso a Sesto avevamo detto se vinciamo fermiamo una delle moschee più grandi d'Europa e a Sesto non si farà una delle moschee più grandi d'Europa. Dalle parole ai fatti. L'Italia quindi sta mostrando un possibile futuro per l'America che a mio avviso è molto pericoloso. Diffondendo odio e paure, i populisti stanno portando a quella che alla fine sarà la deflagrazione della società. Trump sta facendo tutta la campagna elettorale contro gli immigrati. C'è la carovana che da molte settimane si muove dall'Honduras verso il confine del Messico per entrare negli Stati Uniti. Trump ha annunciato che manderà 15.000 soldati per presidiare la frontiera contro l'invasione. Il nuovo oro di Mosca è per ora solo una suggestione finanziaria, ma a molti analisti la svolta politica è già evidente. Il governo italiano, sempre più vicino a Putin e a Trump, si allontana dall'Europa. Piazza Rossa, Mosca, città pulita. Indebolendone il ruolo in un nuovo scenario geopolitico. Io qua mi sento a casa mia. In alcuni paesi europei no. Giorgia Meloni fa questa cosa. 100 anni fa vincemmo la prima guerra mondiale, i nostri eroi ci fecero liberi e sovrani. 100 anni dopo ricordiamo il loro sacrificio combattendo la stessa battaglia contro i nuovi invasori. Questo è il nostro omaggio, questa è la nostra sfida. Hashtag non passa lo straniero. E fanno tutto un lavoro dei video. Che cavolo, non è che si fermano qua. No, ci lavorano, ci passano giornate. È un grandissimo documento questo, ed è soprattutto originale, vero? La grande guerra. Più di 1 milione di morti, dolore, tragedia, lutti. Contro di noi uno dei più potenti eserciti del mondo. Contro di noi un impero. Ma i nostri nonni sul piave, sul graffa, sul montello, in cielo, sui mari, nelle trincee, con eroismo e amore per l'Italia, fermarono l'invasore. E il 4 novembre 1918 vincemmo la guerra. Fummo liberi. Fummo una nazione sovrana. E oggi? Oggi un altro impero ci attacca. Un impero di burocrati e speculatori. Di nuovo lutti, tragedia, miseria. Ma oggi, come 100 anni fa, uomini e donne d'Italia si alzano in piedi. Oggi come ieri, italiani e italiane lottano per l'Italia. Lottano per la nostra sovranità. E oggi come ieri, un grido, un impegno, una promessa, una sfida. Viene lanciata ai nemici dell'Italia. Il 4 novembre 2018, a 100 anni dalla vittoria, annunciamo la nostra riscossa. Oggi come ieri non passa lo straniero. È tutto vero. Mark Twain ha detto: la storia non si ripete, ma fa rima con se stessa. Qui è successa una tragedia, sono cascati 7 alberi, ancora stanno per strada. Ci stanno passando vicino. Sezione A.
questo momento proprio non rispondono. Ci sono alberi anche davanti gli ingressi di portoni, c'è gente che non può uscire da casa. Non può passarle il 115, allora. Adesso ci stanno passando i vigili del fuoco. Attenda che mi sento di nuovo. La chiamata è collegato con il numero unico di emergenza. Un operatore sarà a sua disposizione al più presto. Resti in linea, per favore. Please hold the line. Por favor, mantenga calispera. Mantenga calispera. Viale dei Salesiani, fra via Publio Valerio e piazza Quinto Curzio, strada chiusa al traffico, casa presenza di... Alberto della Garibaldi. E ancora, viale Manzoni, altezza via Giolitti, possibili difficoltà di circolazione, causa presenza di... Alberto della Garibaldi. E ancora, andiamo avanti. All'improvviso così, colpo del genio, un'improvvisazione, una jam session, all'improvviso segnalata caduta dell'albero di Alto Fusto. Ma perché? Non è la sua carreggiata questo? Vorrei capire... Chi ha preso in mano l'account della Polizia di Roma Capitale? Non si spiega. Oh, tutto ciò fino alle 19. Perché alle 19 che dici? Gli alberi incascano più? Il vento ha smesso di soffiare? No. Quello che lavora là è attaccato. Il servizio termina qui. Per urgenze, emergenze, contattare il numero, servizi web, sistema unico, comunque fate come vi pare, io alle 19 stacco, va bene? E vabbè, scusa, metti che casca un albero sulla carreggiata, chi ce lo dice? Secondo me, nella situazione in cui è Roma, la tentazione di uno come Salvini di fare il sindaco della capitale potrebbe essere la sorpresa di questa elezione. Ah, sì? I cittadini protestano, la città è un po', come dire, al tracollo in alcune parti, quantomeno ci sarà la sentenza, si sente un po' isolata, ha pensato di dimettersi. No, no, non mi sento isolata, ho ascolto i cittadini, ci parlo sempre, molti mi dicono di andare avanti. Virginia Raggi, per esempio, quando davanti a una piazza che la contesta dice: ho riconosciuto quelli del PD, hai davanti migliaia di persone, hai davanti la tua città che ti sta contestando, e l'unica cosa che riesci a dire non è un argomento, ma è la costruzione di un nemico misterioso, nebuloso. La Lega ha detto che lei si dovrebbe dimettere non per la sentenza, ma che ha combinato solo disastri. Ha letto? Io penso che la Lega può iniziare a fare la campagna elettorale tra 3 anni e nel frattempo noi continuiamo a lavorare. Roma ridotta in un modo che neanche se ci metti una giunta militare la riesci a rimettere in piedi. No? Certo. Questo è Pasolini, il 57, il pianto della scavatrice, e Pasolini scrive a Vezzi che potrebbero andare su quelle immagini di Trocchia, i soli africani, le piogge agitate che rendevano torrenti di fango le strade, gli autobus al capolinea affondati nel loro angolo tra un'ultima striscia d'erba bianca e qualche acido ardente immondezzaio.